Bruno, ti va male, sono tua figlia, non mi riconosci. Perché ti sei messa in testa con l'affare? Catherine Spack, negli anni 60, era la ragazza dei sogni dell'Italia del boom. Incantava il pubblico interpretando la figlia di Vittorio Gassman nel Sorpasso e la Lolita che conquista Ugo Tognazzi nella Voglia matta. L'attrice e conduttrice televisiva, morta a 77 anni a Roma, è stata il sex symbol di una generazione e una protagonista del cinema, della TV e del giornalismo. Guarda, e dimmi se ti fa venire in mente il nome di un cavallo. Faunetto, il maliziosetto. L'Italia è stata la sua seconda casa, la sua seconda patria. Era nata in Francia, di origine belga, figlia dello sceneggiatore Charles Spack e sorella dell'attrice Agnès Spack, che la ricorda commossa. Sono stata felice di star lì accanto fino alla fine e che è stato veramente una bellissima persona. Noi siamo i giovani. Ha iniziato a recitare giovanissima, lanciata da Alberto Lattuada nel film I dolci inganni. Ha impersonato la ragazza libera dell'epoca della rivoluzione sessuale nel cinema italiano degli anni 60, in film come Il Sorpasso, La Noia, La Voglia matta, L'armata Brancaleone, una sorella ideale di Brigitte Bardot o Françoise Hardy. Catherine Spack è stata anche cantante. Si è imposta per il suo talento brillante. La ricordiamo accanto a Nino Manfredi in Adulterio all'italiana o in Febbre da cavallo accanto a Gigi Proietti. Hai perso anche oggi, eh? Io? Giuda! Brutto vigliacco! È stata una donna bellissima con una vita sentimentale appassionata. Si è sposata 4 volte, a 17 anni con Fabrizio Capucci, poi con il cantante e attore Johnny Dorelli, poi con l'architetto Daniel Rey e con l'ex comandante di navi Vladimiro Tuselli. Il primo matrimonio è legato anche a un ricordo molto doloroso. Catherine Spack si separò subito da Fabrizio Capucci e fuggì portando con sé la figlia Sabrina, che le fu poi tolta perché il tribunale, con una sentenza sconcertante e discussa, la giudicò di dubbia moralità essendo un'attrice. Un no a tutti. Accanto al cinema si è dedicata al giornalismo e alla TV. Sulle reti Mediaset nel 1985 ha inaugurato il programma Forum e poi ha partecipato all'Isola dei Famosi. È stata molto seguita con il talk show Harem. Nel 2020 è stata colpita da un'emorragia cerebrale e ha scelto di raccontare i suoi problemi di salute. Diceva: non bisogna vergognarsi della malattia, condividere aiuta le persone ad andare avanti con coraggio. È stata sempre una donna sincera e libera, proprio come nell'immagine della sua giovinezza.